La nascita del pianeta Terra. Tutto è iniziato con il famoso Big Bang, all'incirca 13 miliardi di anni fa, che ha originato la materia, il tempo e lo spazio. Da qui si sono formate le galassie e i pianeti, tra cui la Terra. Il riscaldamento globale e l'aumento delle temperature medie del pianeta. Il responsabile principale è l'uomo. Infatti, l'inquinamento, l'uso dei combustibili fossili, la deforestazione, la cementificazione hanno contribuito drasticamente ai cambiamenti climatici, provocando tempeste e piovosità intense in alcune aree e siccità estrema in altre. Scioglimento di ghiacciai e una più ampia diffusione di malattie infettive. Per limitare, almeno in parte, i danni dovuti al cambiamento climatico, nel 1997 è stato stipulato il Protocollo di Kyoto, un accordo firmato dalle più importanti nazioni del mondo che si impegnano a ridurre la produzione di gas serra. Certo, un punto di partenza, ma non basta risolvere i problemi. Il mondo sta soffrendo perché ogni giorno viene sommerso da tonnellate di plastica e rifiuti che finiscono in mare e mettono a rischio la sopravvivenza di migliaia di specie. La giornata della Terra. Per sensibilizzare i governi e l'opinione pubblica e sostenere l'ambiente è stata istituita la giornata della Terra. L'idea nacque negli Stati Uniti negli anni 60 a seguito di un grave sversamento di petrolio lungo le coste della California. Il senatore Nelson capì che era il momento di portare il tema ambientale all'attenzione del mondo. Così, nel 1970, l'ONU istituì la prima giornata mondiale della Terra, che ricorre ogni 22 aprile. Il tema di quest'anno, Restore Our Earth, ripariamo e riabilitiamo la nostra terra. L'obiettivo è quello di ridurre l'impatto ambientale attraverso l'uso di pratiche naturali e l'impiego di energia verde, ma anche di rimediare ai danni causati. Ogni piccolo gesto è importante, infatti possiamo praticare buone azioni ogni giorno per ridurre il nostro impatto ambientale, come per esempio non utilizzare prodotti usa e getta, comprare prodotti sfusi o alla spina, usare borse a spesa ecologiche e riutilizzabili, evitare sprechi idrici e sprechi energetici, regalare abiti e giocattoli che non usiamo più, praticare la raccolta differenziata, preferire la doccia al bagno, usare bici e mezzi pubblici per spostarci, piantare alberi e fiori e rispettare tutti gli esseri viventi. Per concludere, possiamo dire che ridurre, riusare e riciclare costituiscono un pezzo della nuova economia e sono le chiavi per costruire un futuro migliore e sostenibile non solo per noi, ma anche per le generazioni future.